22 luglio 2024, buongiorno, ben ritrovati, nuovo appuntamento con TRM Rai Special, buon inizio settimana, buon lunedì, auguro buon lunedì e buon inizio settimana anche a Giovanni Scandiffio che è qui con me pronto per leggere i giornali, buongiorno. Grazie per l'augurio che ricambio e intanto vi saluto tutti quanti qui insieme per questa settimana di informazione. Ebbene, come al solito affronteremo i principali fatti di cronaca, di attualità, di cultura che ci saranno e ci sono tra la Puglia e la Basilicata e oggi cominciamo con una notizia ovviamente dal carattere triste. Oggi è lutto cittadino per i due vigili del fuoco che hanno trovato purtroppo la morte il 17 luglio mentre erano nell'espletamento delle loro funzioni lavorative a Novasiri, erano in distaccamento al comando di Policoro, quindi oggi lutto cittadino per tre comunità, per Matera, Policoro e Novasiri, camera ardente aperta sia in tutta la giornata di ieri dalle 10 alle 20 sia questa mattina dalle 9 alle 13. Noi siamo stati lì sul posto ieri per raccogliere anche qualche voce. Ricordiamo che oggi le esequie si terranno esattamente nel Palasassi a partire dalle ore 18, celebrate da Sua Eccellenza Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, vescovo di Matera Ersina e vescovo di Tricarico, e ci sarà una diretta anche su TRM Network. Allora, il racconto di questo momento è nel prossimo servizio. Una comunità partecipe e commossa, fatta di amici, parenti, conoscenti, colleghi, di gente che non ha mai neanche conosciuto Giuseppe Martino e Nicola La Salata, ma che si è sentita solidale nel dolore di questa improvvisa perdita, sta salutando nella camera ardente allestita presso il comando di Matera i due vigili del fuoco che hanno trovato la morte avvolti dalle fiamme nell'adempimento del loro dovere il giorno 17 di luglio a Novasiri. La camera ardente rimarrà aperta fino alle 13 del 22 di luglio e lo è stata dalle 10 alle 20 del 21. Il 22 luglio è anche e soprattutto il giorno dell'estremo saluto, dei funerali, giornata anche di lutto cittadino per Matera, per Novasiri e per Policoro, comando quest'ultimo governo in distacco. Una tragedia, dice Domenico Bennardi, sindaco di Matera, che ha colpito tutta la comunità e tutta l'Italia. Siamo e saremo sempre orgogliosi di Giuseppe e Nicola, come di tutti i vigili del fuoco per il loro impegno e sacrificio quotidiano. La città ricorderà il loro atto di eroismo. Un atto dovuto, dice Antonello Mele, sindaco di Novasiri, rispetto al sacrificio dei due ragazzi che si sono impegnati da subito nello spegnimento delle fiamme nell'intento di mettere in salvo una famiglia. Ci sentiamo in debito con queste persone. La comunità di Policoro, dice il primo cittadino Enrico Bianco, è triste ed attonita davanti a questa funesta vicenda che a Novasiri ha colpito l'intero corpo nazionale dei vigili del fuoco e le famiglie dei due pompieri, morti eroicamente nel fare il proprio mestiere. Conosceva Giuseppe o Nicola? Nicola è una persona corretta, molto educata e poi per l'esperienza che aveva, lui prima era in Puglia, fu uno dei primi ad arrivare sul posto quando ci fu il deragliamento del treno. Conoscevate Giuseppe e Nicola? No. Abitiamo vicino e quindi siamo venuti per dovere. Conoscevate Giuseppe e Nicola? Sì, in particolare La Salata era il papà di un bambino che andava a scuola con nostro figlio. Che ricordo porta di Nicola? Una persona eccezionale, umile, persona semplice, dolcissimo, un padre dolcissimo. Le esequie celebrate dall'arcivescovo della diocesi di Matera Ersina e vescovo di Tricarico, Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, si terranno negli spazi del palazzetto dello sport di Matera a partire dalle 18, anziché, come previsto inizialmente, nella piazza antistante la chiesa di San Pio X a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste. L'ingresso all'interno del Palasassi sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima. Per garantire la più ampia partecipazione nel segno della sicurezza alla comunità locale, unita nel dolore e nella commozione, i funerali di Nicola La Salata e Giuseppe Martino a partire dalle ore 17.45 saranno trasmessi in diretta su TRM Network. E allora Giovanni, anche i giornali dedicano qualcosa a Giuseppe e Nicola? Sono onorati dai giornali anche perché, voglio dire, è un momento tristissimo intanto per la città di Matera, perché abitavano, erano tutti e due a Matera, ma anche per Policoro e Novasiri, insomma, dove
hanno finito per rimetterci la vita, per compiere il loro dovere, insomma. Tra l'altro su questo argomento va detto, si pone questo quesito anche la FLAI CGL, la FAI CISL, la UILA, UIL, quante altre lacrime prima di scrivere la parola fine. Una legge speciale ci vuole per i crimini da infortunio sul lavoro e non è più rinviabile. Per la verità i commenti, tra l'altro raccolti in questo caso dalla Gazzetta del Mezzogiorno, queste sono le drammatiche conseguenze dei piromani, ed è effettivamente tutti, le testimonianze sono veramente molte. Mario, per esempio, c'è chi dice, appunto, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che esprime vicinanza affettuosa a tutti i parenti e colleghi che in questo momento sono nel dolore e nella disperazione. Mario sarebbe andato in pensione tra non molto e per tutta la sua vita, aggiunge Emiliano, ha fatto il suo lavoro con coraggio e dedizione a salvaguardia anche di tante situazioni, ma questo riguardava in particolare Mario Rutilio dell'Arif. Ma torniamo ai materani, anche perché si è incrociata questa vicenda con la morte anche di quest'altro, del soccorritore che era lì impegnato a spegnere un incendio. Ma vediamo anche il quotidiano, che dedica proprio la doppia pagina centrale, eccolo qui, vediamo: vi chiamiamo come la mamma. Padre Patriciello ricorda il sacrificio dei due materani, il parroco di Caivano dice: non possiamo immaginare la vita senza di voi. Matera saluterà oggi gli eroi morti nel rogo, ieri per tutto il giorno il lungo tributo alla camera ardente dei vigili del fuoco uccisi mercoledì dalle fiamme a Nova Siri, nel pomeriggio alle 18, appunto, come già sappiamo, i funerali al Parlasassi. Tra l'altro c'è anche la diretta di TRM Network. Colleghi, amici e cittadini, per l'ultimo saluto, sono passati in tantissimi a salutare appunto i due vigili del fuoco, ma calcolate anche una notizia che viene riportata dal quotidiano, ed è in praticamente un titoletto: in Calabria finora 34 piromani scoperti con i droni. Quindi anche sotto questo aspetto, questo mezzo innovativo che aiuta anche a tenere sotto controllo le situazioni. E prima vi dicevo, parlando appunto delle testimonianze, vi dicevo che appunto il 67enne operaio dell'Arif travolto da un ramo tra Ceglie Messapica e Ostuni mentre domava un incendio, anche lui, appunto, bisogna porsi anche ricordarsi anche di lui tutti quanti, perché un altro morto sul lavoro. Devo dire che sono questi decessi che ci spaventano più di tutti, perché molto spesso, anche forse con maggiori unità presenti e con un pizzico di fortuna in più, perché no, forse anche i nostri due materani e Mario Rutilio invece pugliese sarebbero stati ancora vivi. Ma sicuramente bisogna avere intanto la sicurezza di quello che si fa quando si fa un mestiere così particolare, così complesso e così pericoloso. Ricordatevelo, fare il vigile del fuoco è un mestiere pericoloso. E allora andiamo avanti. Hai citato tu prima, Giovanni, quest'altro accaduto. Il governatore della Puglia Michele Emiliano, così come CGL e CISL UIL, esprimono cordoglio e vicinanza ai familiari dopo la morte dell'operaio dell'Arif, invece colpito da un albero in provincia di Brindisi. Allora vediamo i dettagli. Una notizia tremenda che colpisce tutti noi della Regione Puglia. Sono le parole di cordoglio del governatore Michele Emiliano dopo la morte dell'operaio dell'Arif Mario Rutilio, scomparso a Ceglie Messapica in provincia di Brindisi, mentre era impegnato nella bonifica di un bosco colpito da un vasto incendio. L'uomo, 67 anni, sarebbe stato schiacciato da un grosso albero che stava mettendo in sicurezza.
Emiliano sottolinea il dolore lacerante, reso ancora più forte dalle modalità dell'incidente, esprimendo vicinanza affettuosa a tutti i parenti e colleghi che in questo momento sono nel dolore e nella disperazione. Mario, dice ancora il governatore, sarebbe andato in pensione tra non molto e per tutta la sua vita ha fatto il suo lavoro con coraggio e dedizione a salvaguardia del patrimonio boschivo della nostra comunità. Da parte loro, le segreterie territoriali di Brindisi, di CGL, CISL e UIL evidenziano il timore che la squadra al lavoro nel bosco fosse sottodimensionata e dicono di attendere fiduciosi l'esito delle indagini per poterne stabilire con certezza dinamiche e responsabilità. Le sigle sindacali chiariscono che quella avvenuta a Ceglieme Sapica è l'ennesima morte sul lavoro. La sicurezza e la formazione, dicono, costituiscono la premessa essenziale per una seria politica preventiva per un lavoro svolto in sicurezza. Per questo una legge speciale per i crimini da infortunio sul lavoro non può più essere rinviata. Anche l'agenzia ARIF esprime il suo cordoglio per la morte dell'operaio vicino alla pensione, che lascia un enorme vuoto e conforta tutti i colleghi che con tenacia e spirito di gruppo affrontano quotidianamente i numerosi incendi che divampano in tutta la Puglia per mano dell'uomo. E allora Giovanni, una tragedia ovviamente anche questa, continuiamo a leggere un po' di cronaca dei giornali. Purtroppo sì, ci manteniamo sul tema purtroppo dei decessi. Avete in questi giorni, tra l'altro, abbiamo già visto come ci sono stati morti in mare e uno già si era verificato un decesso a Pane e Pomodoro, popolarissima spiaggia della città di Bari, ma di nuovo un altro 79enne, questa volta a Pane e Pomodoro, perde la vita in mare, inutili soccorsi del 118, è il secondo caso in 8 giorni, quindi in praticamente in poco tempo, e devo dire che anche questo è impressionante, perché aumentano, questa volta aumentano anche le vittime, ma per altre motivazioni. Non si tratta della tutela, della difesa di persone inermi o di territori da salvaguardare, purtroppo anche questo però è un momento, come dire, da tenere presente. Attenzione a quello che si fa durante le vacanze, perché molto spesso viene fuori questo atteggiamento un po' possiamo fare di tutto perché siamo giovanissimi, a 79 anni non lo si è. E ci dispiace per lui, ma non lo si è neanche prima, giovanissimi, quindi sempre con grande attenzione quando si va in un, come dire, territorio tra virgolette, perché il liquido non è un territorio infido, perché non è il nostro ambiente naturale, che è il mare. E poi anche una cosa che ci colpisce, sempre rimanendo su questo discorso, è un incidente con una moto praticamente a Iapigia. Ha perso il controllo della moto, nulla da fare per un centauro 21enne, non si conoscono ancora le cause, ma si pensa che possa essere stata appunto la perdita del controllo del motociclo a portare appunto all'incidente da parte di questa persona, che ci ha rimesso appunto l'esistenza. Anche qui attenzione, tenete presente, bisogna essere molto attenti anche quando si guidano i mezzi, automezzi e motomezzi, soprattutto rispettate i limiti di velocità, è molto importante, aiuta a sopravvivere. Certo. Giovanni, leggiamo qualche altra notizia di cronaca, se sì, possibile, in attesa del primo collegamento. Abbiamo anche altre situazioni, insomma, no? Per esempio c'è questa che è interessante, che ci dice che è stato intercettato un drone. Quale drone? A Trani è stato bloccato un drone che portava droga nel carcere, scoperto grazie all'udito di un agente. Sapete che i droni sono molto silenziosi, insomma, però questo agente lo ha individuato. Un altro episodio è successo un anno fa, praticamente le forze penitenziarie hanno
potuto bloccare questo drone che portava appunto, era un drone della droga, invece che un corriere della droga, un drone della droga, pochi agenti per il controllo, questo è quello che però ci dice subito il SAP, sui muri di cinta non c'è più nessuno e questo è il risultato, ma intanto è stato segnato questo punto a favore appunto della sicurezza e della legalità, bloccando un drone che trasportava droga direttamente nel carcere a Trani, insomma, e anche questo è un argomento che va tenuto presente perché si tratta di un modo nuovo, inedito, e quindi bisogna essere molto attenti anche a questo, di combattere le azioni malavitose. Giovanni, voltiamo pagina e parliamo di turismo. L'altro giorno abbiamo parlato di turismo nella città dei Sassi e il nostro interlocutore, ti ricordi, Guido Galante dell'associazione B&B, ci ha detto che c'era un calo a giugno e luglio nella città dei Sassi per quanto riguarda l'arrivo dei turisti per l'appunto dall'Italia e da fuori Italia. Allora mi è venuta la curiosità di capire come sta andando invece la stagione turistica balneare nella costa metapontina e ho contattato un'operatrice turistica balneare che è proprio Maria Luisa Rondinelli, che saluto e ringrazio. Ben trovata. Salve, buongiorno. Buongiorno. E la prima domanda è proprio questa, secca: come sta andando la stagione turistica balneare, visto che siamo praticamente in mezzo alla stagione, siamo al 22 di luglio nella sua zona, nella zona del Metapontino, Nova Siri? La stagione sta andando bene, abbiamo comunque un flusso di turisti sia italiani che stranieri. A giugno abbiamo riscontrato un circa 10% in più rispetto allo scorso anno, mentre per quanto riguarda luglio abbiamo sostanzialmente riconfermato le presenze del 2023. Queste sono, insomma, questi sono i numeri che contraddistinguono la stagione turistica nella sua zona. Quindi, diciamo così, una stagione turistica sta andando bene, anche meglio dell'anno scorso? Allora, sinceramente in alcuni periodi sì, molto meglio dello scorso anno. Avremo senz'altro un trend ancora più positivo avvicinandoci ad agosto e arrivando fino forse a metà settembre. Secondo lei quali sono le opportunità che il territorio offre, che bisogna continuare ad incentivare? Quali sono invece le minacce che invece bisogna iniziare a combattere? Il territorio senz'altro offre, nel nostro caso, proprio nella zona del Metapontino, offre la possibilità di poter intraprendere sempre di più un cammino per quanto riguarda il turismo scolastico, che si sta caratterizzando sempre di più anche nei comuni di Nova Siri e Policoro. Ci permette di destagionalizzare, quindi di lavorare in mesi come marzo, aprile, maggio, settembre, fino ad arrivare ad ottobre. E la stessa regione Basilicata ha messo a disposizione degli incentivi legati alla destagionalizzazione. Per quanto riguarda le minacce, forse non le chiamerei proprio tali, però andrebbe lavorato e migliorato sicuramente quelli che sono i collegamenti ferroviari, stradali ed aeroportuali, quindi sicuramente questo è ciò che delle volte limita un pochino di più l'accesso nella nostra regione in generale. Quali sono invece le previsioni per i mesi di agosto e settembre? Come dicevo prima, agosto, soprattutto con l'avvicinarsi alle settimane, quelle là più intense dal Ferragosto in poi, hanno un trend senz'altro positivo e secondo me ha una buona probabilità di crescere ancora di più. E questo, insomma, sicuramente è un punto a favore. Funziona bene la vicinanza con Matera, Città dei Sassi, come città d'arte rispetto al territorio balneare? Sinceramente sì, i nostri clienti hanno sempre una richiesta per visitare e prevedere un'escursione nei giorni di permanenza qui da noi a Matera, è una meta fissa che viene sempre richiesta da tutti e noi stessi la proponiamo tanto. Perché certo la vicinanza con una città come Matera sicuramente può servire, può essere virtuoso anche per la costa. Intanto la ringrazio, grazie per essere stata con noi, grazie per averci fornito, insomma, il suo punto di vista, averci fatto capire come sta andando dalla sua zona. Ecco, ultima domanda, sì. Vi siete confrontati anche con altri operatori turistici balneari del Metapontino? È questa la tendenza che vi accomuna tutti?
Sì, per quanto riguarda soprattutto insomma, il dato del, insomma, della, del, sì, di Novasiri, Policoro, bene o male è questo, sì, assolutamente. Questa insomma, è la tendenza che accomuna tutto il territorio. Grazie per essere stata con noi. Grazie, buona giornata. Buona giornata. Giovanni. Beh, su questo ovviamente bisogna aggiungere in stretta connessione con quello che dicevamo prima parlando di pane e pomodoro, ma la sicurezza sulle spiagge mi auguro sia sempre garantita, era già un capitolo che mi ricordo esisteva ed era come dire onorato con attenzione anche in tempi lontani, mi ricordo i presidi per quel che riguarda le località dell'arco ionico, della parte ionica lucana, i presidi proprio per la sicurezza, e la sicurezza non solamente come si potrebbe pensare in acqua, perché ovviamente c'è il discorso della sicurezza dei bagnanti in acqua, ma anche la sicurezza in spiaggia, vale a dire prendendo spunto da quello che ci viene diciamo dalla Puglia, in questo caso non ci viene in termini positivi, ma ci viene, bisogna quindi correre ai ripari, perché esiste un problema connesso anche alla sicurezza di coloro che portano oggetti in spiaggia, e poi ovviamente tener presente sempre la possibilità dell'accesso al mare anche per i diversamente abili. Questo qualifica molto ogni stabilimento balneare. Assolutamente sì, poi rientra in quelle classifiche, certo, di Legambiente che qualificano anche le bandiere blu. Andiamo al mare a Bari. Niente estero montagna per le vacanze 2024. Moltissimi baresi hanno deciso di restare in Puglia grazie al mare più pulito d'Italia. Vediamo. La Puglia al mare più pulito d'Italia viene promossa anche dai suoi cittadini che quest'anno resteranno in gran parte nelle vicinanze. In tanti hanno programmato vacanze al mare e in regione per godere delle spiagge del buon cibo. Amiamo Monopoli. Sì. Da quando ci siamo sposati, i nostri figli, i nostri nipoti, tutta l'Ido Pandanova. Io ho scelto una meta pugliese, rigorosamente pugliese, perché non voglio andare nelle mete tipo Mykonos, in quanto c'è un macello di gente. Allora andrò ad Ostuni, in una masseria di amici con piscina, e là passerò le mie vacanze di agosto. Beh, io onestamente devo fare un viaggio a Canosa di Puglia e niente, sarà un bel viaggio, quindi la Puglia ve lo consiglio perché a parte il mangiare ma pure le persone sono fantastiche, quindi la mia unica opinione è di venire in Puglia perché è bellissima. In molti sottolineano in particolare la bellezza e la pulizia del mare che invoglia a non mettersi in aereo per volare in luoghi esotici. A 150 km nel Salento, mare stupendo. Comodità, servizi e per quello che ognuno vuole, cioè il riposo, va più che bene. Per questo fine mese abbiamo deciso di fare qualche giornata al mare, nelle vicinanze, verso Polignano, Monopoli e tutte le zone vicino a Bari. Insomma, tutti in Puglia, con qualche inevitabile eccezione. È una meravigliosa crociera, speriamo meravigliosa, in Croazia e Grecia. E questi sono i baresi pugliesi in vacanza. Giovanni, cosa vogliamo raccontare in questi due minuti che si parlano dalla pubblicità? Beh sì, intanto non solamente quello, perché ci sono dei fatti anche dei, diciamo, un altro tipo di vacanze che è quello connesso per esempio all'attività sportiva, in questo caso letteralmente sportiva e non di altra natura. Per esempio ad Accadia si terrà il 27 e il 28 luglio. Accadia è un paesino praticamente della zona Down della Puglia, si terrà Arco Accadia, quindi 400 arcieri nel bosco Paduli, proprio per confrontarsi, fare le gare, ma anche per respirare, per prendere contatto con questa bella realtà che appunto sono i contrafforti montuosi della Daunia, che poi confinano dall'altro lato con la Basilicata. Ma anche c'è una cosa che va tenuta presente, che nella rete della gentilezza, e in questo caso non può
puoi non pensare anche ai turisti, insomma, 17 comuni sono quelli del Foggiano che si sono praticamente messi al lavoro per essere, per far parte proprio della rete della gentilezza e che poi sarebbero, sono coinvolti in questo progetto. San Severo, in gemellaggio con Torre Annunziata della provincia di Napoli, e poi ancora vediamo i paesi che sicuramente si impegneranno per fare in modo da offrire di più sotto il profilo anche della cortesia, della gentilezza, ed è un fatto importante perché il turismo lo si fa anche in questa maniera. Così come però dovete tenere presente che, a parte gli acquazzoni improvvisi e di carattere temporalesco estivo come quello di ieri che ha interessato in particolare la città di Matera, va detto che le ondate di calore continuano e c'è un piano, e qui siamo nell'azienda sanitaria del Materano. Possiamo magari farle vedere quelle immagini, chiedo alla regia, c'è un Ampex delle immagini della solita fiumana d'acqua che scende, sì, da Lebro, è bellissima. Ma vediamo, anche perché è suggestiva. Anche perché poi c'è l'arcobaleno alla fine, è bellissimo. Ah, pure, ecco, quindi l'arcobaleno si collega con Accadia, agli arcieri. Assolutamente, no, vabbè. Sì. Ondate di calore, dicevo, è previsto, eccolo qua, guardate, questa è una cosa che ogni tanto, qualche volta ci capita di vedere e di rivedere, perché praticamente, come qualcuno di voi sa, ma penso moltissimi ormai, le due strade principali di accesso al Sasso Barisano e al Sasso Caveoso di Matera sono state costruite su due enormi canali che raccoglievano praticamente le acque, quelle che arrivavano dalla zona montagnosa collinare della città di Matera. Hanno praticamente sono state costruite le strade sopra questi canali, e molto spesso però la portata di quelli che si chiamano graviglioni in italiano è ancora vuoto lì sotto, ma la portata non riesce, non basta, e allora ci vanno su. Ecco l'arcobaleno che saluta, ah che bello, che saluta San Pietro Caveoso, e quindi anche questo ha la sua suggestione fortissima. Però ricordate che quando succede, perché è una portata d'acqua enorme che poi finisce giù nel torrente Gravina, e non basta il vecchio sistema dei grabiglioni, e finisce per andare anche sopra sulla strada, e qualche volta qualche macchina se la porta pure giù, insomma, è capitato in passato. Questa volta è stata un pochino più tranquilla la cosa, ma succede. Un po' come gli wadi famosi del vicino Oriente, quando si riempiono d'acqua è chiaro che hanno una portata impressionante, molti finiscono per ritrovarsi proprio lì e perdono la vita. Anche in questo, attenzione. Bene, allora andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui per parlare di altri argomenti. Ed eccoci qua, ben ritrovati, è tempo di parlare anche di sanità in Basilicata, in questo caso a Potenza, e salutiamo subito Giuseppe Costanzo, segretario FIALS Potenza, ben trovato, buongiorno. Grazie per l'invito, piace avere l'opportunità di discutere di una situazione così critica che riguarda i lavoratori del San Gallo, che è la qualità delle cure dei pazienti che ricevono. Certo, allora lei in un comunicato parlava di un problema all'interno del San Carlo di Potenza, di alcune problematiche, criticità. Che problematiche sono? Le problematiche, c'è una carenza strutturale proprio di personale, ma anche un senso di abbandono che percepiamo tra i lavoratori per la carenza strutturale sia di infermieri, di tecnici che di OS nelle varie unità operative. Ci sono reparti che non hanno neanche, diciamo, il numero adeguato per poter strutturare i turni di assistenza H24. Più volte abbiamo sollecitato la direzione generale ad affrontare questa tematica. Ci sono reparti emblematiche come la ginecologia di Potenza, la medicina di Potenza, del presidio di Potenza, che hanno una carenza di personale sia OS che infermieristico, che comunque c'è un sovraccarico sia di lavoro e anche un depensionamento stesso degli infermieri. Da quanto tempo va avanti questa situazione, segretario?
Questa situazione va avanti da tempo, però ultimamente con la direzione generale non riusciamo ad avere un confronto costruttivo, si nasconde diciamo su calcoli che fa l'azienda, ma noi abbiamo più volte sollecitato la richiesta di definire i livelli minimi in caso di sciopero, che significa individuare le persone minime che devono stare nei servizi, nei reparti. Lui come direzione generale, direttore generale, fa un unico calcolo e quindi anche se la persona assente, anche se la persona è in gravidanza, per loro è un'unità, però di fatto non è presente sul lavoro. Quali sono i settori più colpiti da questa carenza di personale che a lei risulti? Allora, cioè, ho detto già prima la ginecologia, la medicina, ma ci sono varie reparti nell'ospedale, anche nei presidi che hanno la cardiologia a Villa d'Agri. Nel mese di agosto, se non sarà implementato il personale, ci sarà una riduzione del 40% delle unità previste. Quindi c'è una diffusione abbastanza diciamo, diffusa nell'azienda ospedale San Gallo della carenza di personale. Ma anche di OSS, che ora è terminato il concorso di OSS, da qualche giorno è stata pubblicata la graduatoria, ma potevano prevedere un piano di assunzione di tempo determinato per il periodo estivo, ma ciò non è avvenuto, quindi arriveranno le nuove assunzioni, nonostante ci siano dei posti liberi in organico, ad estate determinata, che in estate si va diciamo, a acuire il problema perché c'è tra ferie che i lavoratori hanno la facoltà di poterle fare e carenze strutturali. Peggiora ancora di più la situazione. Noi ci preoccupiamo non solo dei lavoratori, ma anche della qualità delle cure che vengono erogate alle persone malate che si rivolgono al nostro ospedale. Ecco, non è stato previsto quindi un piano di assunzione per gli OSS, mentre per altre figure sono previsti nel prossimo futuro dei piani di assunzioni? Allora, sono state assunte degli infermieri, però in virtù del fatto che gli OSS erano, c'è una... È prevista nell'organico, nella pianta organica, la possibilità di assumere, assumerà l'azienda da questa graduatoria, di questo concorso che è durata più di qualche anno, era auspicabile che si pianificava un'assunzione temporanea nel periodo estivo quindi, e subentravano successivamente gli assunti, diciamo, i vincitori del concorso da OSS. Questa era la nostra idea, perché anche altre aziende, in virtù dell'estate, delle criticità che si vanno con le ferie che si vanno ad acuire, cioè, prevedono dei piani di assunzione straordinari per il periodo estivo, ma San Gallo non l'ha fatto. Sono previste iniziative, manifestazioni, incontri con la dirigenza nei prossimi giorni per questo? Noi, al di là della neo giunta regionale che è stata costituita da poco, quindi c'è stato pure un momento di attesa di una ricomposizione della giunta regionale, queste tematiche credo che si devono portare per forza a livello politico, a livello regionale, per confrontarci quali sono le linee guida, le dotazioni organiche, i fabbisogni del personale, il numero previsto per ogni unità operativa e servizio delle varie figure professionali. Si fanno dei calcoli nell'azienda ospedaliera San Gallo, ma noi non abbiamo i dati su quale base vengono fatti questi calcoli. Sono delle linee guida che il direttore generale ci rappresenta, ma queste linee guida dell'Agenas per essere messe in atto devono essere comunque condivise e recepite dalla Regione, ciò che non è avvenuto, è sperimentato, cioè quelle che succede in Puglia sono state, vengono applicate le linee guida Agenas, stanno sperimentando negli ospedali, quindi con dei dati certi e con la massima trasparenza. Qui invece vediamo dei calcoli che fa solo la direzione generale, sulla base di quali dati non lo sappiamo. Bene, grazie a Giuseppe Costanzo, segretario FIALS Potenza, per quanto ci ha detto. Grazie per averci illustrato questa criticità. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, grazie, buona giornata a lei. Giovanni. Beh, devo dire che anche sotto questo aspetto ritorna il discorso della sanità, ritorna certo. Il discorso
delle prenotazioni dei posti letto, della funzionalità della sanità che deve essere garantita a tutti. È chiaro che bisogna continuare a insistere, anche perché ci sono delle, come dicevo prima, delle cose anche interessanti, iniziative che hanno il loro peso e che riescono a dare anche questo discorso che ha a che fare per esempio con il percorso organizzato dall'azienda sanitaria materana per quel che riguarda appunto le ondate di calore, il piano dell'ASM, quindi una sorveglianza speciale sia a Matera che a Policoro, ma bisogna fare anche il resto, bisogna cioè fare in modo da poter risolvere i tanti problemi che ci sono, anche perché ancora una volta siamo ad un'altra notizia che voglio darvi e che ci viene da Angelino, esponente di Matera nel cuore, che ricorda l'incontro risolutore mai effettuato. Predicano bene, razzolano male. Stop prestazioni al Miulli. Angelino contro Bardi e Pittella, dice, sono i volti della stessa medaglia, ma soprattutto nessuno ha risolto questa emergenza. Vi ricordate che, o meglio, vi ricordate, è una cosa periodica, ogni tanto ritorna questo problema, cioè quello della diciamo della vicinanza, della migrazione sanitaria, quella vicina, non quella lontana, il fatto di avere la sanità a due passi dal confine regionale, come accade per alcune alcune branche specialistiche, in particolare del Miulli. Bisogna tenere presente che praticamente si è a 30 km dal capoluogo di provincia, dal secondo capoluogo di provincia, da Matera, e praticamente dal territorio materano è estremamente raggiungibile e le prestazioni sono di livello. Il problema è che vanno poi fatti quadrare i conti e bisogna fare in modo da favorire anche questo, evitando di perdere tempo, di avere lungaggini sotto questo aspetto. Se ci sono degli accordi vanno rispettati, se gli accordi non dovessero esserci vanno fatti e sottoscritti e rispettati anche questi. Insomma, sotto, per quel che riguarda questo argomento, la sanità è sempre nei nostri pensieri, nei pensieri di tutti, sia della Puglia che della Basilicata. Allora, dall'ambito sanitario andiamo a quello più strettamente medico. Il governo impugnerà la legge regionale pugliese che obbliga parte della popolazione a comunicare l'avvenuta vaccinazione contro il papillomavirus. Secondo l'esecutivo la norma violerebbe la privacy. Sentiamo. La legge regionale pugliese che obbliga parte dei cittadini a comunicare di aver eseguito o rifiutato il vaccino contro il papillomavirus violerebbe la privacy. Per questo il governo ha deciso di impugnarla. A comunicarlo attraverso un post sui suoi canali social è il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato, chiarendo che la norma in questione è la legge numero 22 che impone ai pugliesi fra 11 e 25 anni di effettuare la comunicazione obbligatoria. La norma era stata approvata dal Consiglio regionale lo scorso 30 maggio a parziale modifica della legge del 16 febbraio 2024 sulle misure per l'aumento della copertura della vaccinazione anti-papillomavirus umano. Il passaggio contestato in particolare è quello che subordina l'iscrizione a diversi percorsi di studio alla presentazione di una documentazione che certifichi l'avvenuta vaccinazione o il rifiuto alla somministrazione del vaccino, documentazione che secondo l'esecutivo violerebbe il diritto alla riservatezza. L'articolo in questione dice infatti che per rendere capillare il dovere di informazione a carico delle autorità sanitarie e scolastiche sull'utilità della vaccinazione anti-papillomavirus umano, così da debellare le infezioni e prevenire le relative conseguenze cancerose, nell'esclusivo interesse dei giovani pugliesi a una vita di relazione quanto più libera e affidabile, l'iscrizione ai percorsi di istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, è subordinata alla presentazione di documentazione, già in possesso degli interessati, in grado di certificare l'avvenuta vaccinazione anti-HPV, oppure un certificato rilasciato dai centri vaccinali delle aziende sanitarie locali di riferimento attestante la somministrazione, l'avvio del programma di somministrazione, oppure il rifiuto alla somministrazione del vaccino. E allora Giovanni, questo è un aspetto sanitario che incrocia, insomma, quello legislativo che sta interessando la Regione Puglia.
Sì, per la verità se n'era già avuto notizia, sentore, che probabilmente il governo avrebbe potuto impugnare questo provvedimento, che è praticamente una sorta di obbligo a dichiarare l'eventuale contrazione del papillomavirus o no, a dichiararlo all'interno di alcuni documenti. Però va detto che poi, per la verità, anche questo è avvenuto, ma è avvenuto solamente in parte, ma soprattutto effettivamente il parere in questo caso del governo mi sembra che sia bene, come dire, sollevato, è bene che sia sollevato dal governo, ma in ogni caso bisogna anche pensare che sotto questo aspetto gli aspetti della privacy, se hai delle norme abbastanza rigide che tutelano la tua riservatezza, queste norme potrebbero essere infrante da questo provvedimento di tipo regionale. Di contro però va anche detto che se da un lato esiste questo problema, che poi può essere anche emendabile, nel senso che si può studiare un sistema di miglioramenti e di variazioni dello stesso provvedimento, di contro va detto che la Regione Puglia intanto è la prima regione d'Italia che ha varato una legge contro la omotransfobia e bisogna dargliene atto. Su questo ovviamente c'è sempre un problema di punti di vista, nel senso che non è che si infranga la privacy, ma probabilmente è un po', come dire, leggero il provvedimento, bisognerà migliorarlo, ma d'altro canto penso che il senso civico di una regione come quella della Puglia prevarrà su tutto e si arriverà anche a migliorare, diciamo, queste indicazioni sul papillomavirus. Grazie Giovanni. Allora, io volevo leggere anche una notizia che sicuramente non trovi sui giornali, perché è una notizia battuta a 00:35 del 22 luglio, cioè comunque del 22 luglio, ma praticamente di ieri sera. Tragedia sfiorata questa sera, cioè ieri sera a Gallipoli, dove ha ceduto, mentre era in funzione, una componente di una delle giostre del Luna Park del lungomare Galileo Galilei. Alcuni ragazzini che erano a bordo sono rimasti feriti, due in particolare hanno riportato trauma cranico e fratture varie. Si tratta della giostra conosciuta con il nome di Calci in quel posto, è proprio il nome della giostra. Sì. Che si compone di seggiolini appesi a lunghe catene che ruotano mentre gli occupanti devono tentare di prendere al volo il trofeo in palio, in questo caso un pallone che permette di guadagnare un giro gratis. A cadere, a causa probabilmente dell'azione impropria di alcuni ragazzini, sarebbe stato il palo in ferro che regge il pallone. Sul posto ovviamente c'è stata la polizia locale e gli agenti del locale commissariato. È già la seconda notizia di questo tipo che ascoltiamo. Ti ricordi a San Severo qualche settimana fa c'è stata una notizia di questo tipo. C'hai qualche commento? No, il commento è quello che ha a che fare con la giostra in sé, col fatto che, come potete ben immaginare, viene lanciato colui che deve strappare il, con un bel calcio, diciamo, il fiocchetto che è lì collegato al pallone, insomma, no? Con un calcio letteralmente dato, più che un calcio, una spinta con i piedi mentre la giostra è in movimento, data per fare in modo che il seggiolino esca fuori dalla sua traiettoria normale e permetta a quello che sta a bordo, quello davanti, data la spinta che gli arriva praticamente sul posteriore, di afferrare questo fiocchetto e portarlo come vincitore di che cosa? Di un altro giro gratis. Ah, certo. L'abbiamo visto fare tante volte anche in altre città. È un po' è una cosa azzardata, va detto, e quindi bisognerebbe... Vabbè, tu non hai mai partecipato a questo tipo di... No, preferito evitare, nel senso che sì, sulla giostra ci sono andato, su quel tipo di giostra, quei seggiolini, ma proprio il lancio ho preferito evitarlo, meno male che nessuno... Io l'ho fatto. Ti è piaciuto? È stato divertente, diciamo. Sì, era devo divertente. Dire che fa parte della, diciamo, delle sconsideratezze di gioventù. Insomma, speriamo per i ragazzini che sono rimasti feriti che la loro guarigione sia davvero veloce. Prudenza sempre, questa è la raccomandazione. Si cambia argomento, si volta pagina, si va a Maratea, Giovanni, dove il 20 luglio, esattamente 2 giorni fa, si è tenuto il premio Energy Earth Awards,
ossia coloro i quali si sono distinti particolarmente in azioni che riguardano la salvaguardia dell'ambiente, soprattutto in relazione all'energia e appunto all'ambiente stesso. Si è tenuto a Maratea, tutti i dettagli nel prossimo contributo. Premiare istituzioni, grandi realtà imprenditoriali, manager nazionali ed internazionali, personalità che abbiano segnato con la propria azione il percorso verso la produzione di energia compatibile con l'equilibrio ambientale. E questo è l'obiettivo di Energy Earth Awards, l'iniziativa giunta alla sua seconda edizione è promossa ed organizzata dall'Energy Earth Awards Association, promossa e presieduta dall'avvocato Francesco Marotta con il patrocino della Regione Basilicata e dell'American Chamber of Commerce della città di Maratea. Maratea deve diventare, negli intenti degli organizzatori, esempio unico di rispetto ambientale e la Basilicata, regione che fornisce il contributo energetico nazionale più significativo al Paese, il luogo in cui discutere e parlare al mondo del binomio indissolubile energia-ambiente. Dopo il grande successo della prima edizione, vinta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per il contributo decisivo fornito con gli accordi internazionali alla soluzione della crisi energetica e dal Presidente della Regione Basilicata per i risvolti sociali della politica energetica, cresce la partecipazione all'evento e il suo profilo internazionale. Di grande rilievo i profili politici, imprenditoriali e del mondo dell'istruzione presenti anche quest'anno. Quali gli impegni del suo Ministero per favorire la transizione energetica? Ma in questo momento noi abbiamo dato un obiettivo al 2030 che significa ribaltare il rapporto attuale. Attualmente due terzi della nostra energia elettrica, ad esempio, provengono dai fossili, arrivare al 2030 con i due terzi dalle rinnovabili e un terzo dai fossili. Questo significa incrementare geotermico, idroelettrico, fotovoltaico, eolico e poi naturalmente dopo il 2030, verso il 2050, tutti gli indicatori ci danno un aumento della domanda di energia, un raddoppio al 2050. Il mix energetico credo che debba per forza contenere anche una parte non alternativa di energia nucleare. Maratea e la Basilicata non sono state scelte a caso, la Basilicata è una delle maggiori produttrici di energia da fonti rinnovabili e lo splendido scenario di Maratea che vediamo anche alle sue spalle testimonia come l'ambiente vada salvaguardato. L'ambiente per il nostro paese, che è un paese che ha una biodiversità eccezionale, è la fonte principale e può venire sempre di più dell'economia e quindi della socialità. È un elemento di sviluppo dove tutti dobbiamo ritenersi impegnati a tutelare e naturalmente e a conservare. La semplificazione normativa gioca un ruolo fondamentale nell'equilibrio che ci deve essere tra produzione di energia e salvaguardia dell'ambiente. Sicuramente la semplificazione normativa è una straordinaria leva di carattere economico, perché la burocrazia ha un costo notevole. Io mi sto occupando insieme al ministro Pichetto del codice dell'ambiente. Questo significa che noi andiamo a formare dei testi che raccolgano tutte le norme di un determinato settore come l'ambiente e strada facendo eliminiamo tutte quelle stratificazioni che magari nel tempo si sono sovrapposte, portando a difficoltà enormi di carattere interpretativo e migliorando quel testo laddove ci sono rami secchi, duplicazioni di richieste, insomma, per semplificare davvero la vita dei cittadini e delle imprese, che magari anche le imprese non iniziano più alcuna attività perché sono soffocati nella loro voglia di fare da troppi incombenti di carattere burocratico. Dopo 2 anni si torna a parlare a Maratea di energia ed equilibrio ambientale, lei è stato anche premiato nella prima edizione. Come la Basilicata affronta questo tema? Ma la Basilicata lo ha già affrontato nel tempo, dopo gli accordi che sono stati presi con le compagnie petrolifere, si è passato a quello che era l'obiettivo, vale a dire il poter utilizzare le compensazioni anche per il non oil, vale a dire impiegare i soldi che provengono dal fossile
per sviluppare la possibilità di sviluppare quelle che sono poi le energie alternative. Lo abbiamo fatto già per il gas, l'abbiamo fatto per i non metanizzati, lo stiamo facendo e l'abbiamo realizzato già anche per l'acqua, perché grazie a questi interventi che sono stati fatti è stato possibile, si stanno realizzando nel corso di 3 anni, saranno realizzati degli impianti di fotovoltaico che serviranno a produrre energia rinnovabile per l'acquedotto e quindi avranno un riverbero sicuramente positivo su quella che è la bolletta poi dell'acqua, perché noi sappiamo che l'acquedotto Lucano, che è la società in house della regione, ha molto necessità e soprattutto impiega molte risorse per l'energia. Un incontro che parla di sostenibilità ed energia. Sì, parla di sostenibilità, ma come ho detto in più occasioni, parla e lancia un messaggio fondamentale che è quello della indissolubilità del binomio energia-ambiente. Non ha senso parlare di energia se non congiuntamente al rispetto ambientale, non ha senso parlare del rispetto ambientale disgiunto dalla necessità di produrre energia, perché l'energia è il motore del mondo e l'ambiente senza l'energia non esiste. E quindi la ricerca del punto di equilibrio tra energia e ambiente costituisce probabilmente la migliore lettura dell'azione umana in prospettiva futura. Noi questo è il messaggio che abbiamo lanciato con la prima edizione e dobbiamo dire con questa seconda noi già registriamo un fatto importante, che nel 2022 il nome del Ministero era Ministero della Transizione Ecologica, oggi è Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. L'indissolubilità del binomio è stata recepita anche a livello del nome della nostra massima istituzione di riferimento. Tra i premiati di questa edizione il Lucano Michele Somma per Tecnoparco Valbasento. Energia e ambiente, si torna a parlare di questo a Maratea, quanto è importante la salvaguardia dell'ambiente anche nella produzione industriale? La salvaguardia dell'ambiente, i temi dell'ecologia, della sostenibilità ambientale sono trasversali a ogni attività umana, quindi ovviamente anche a quella industriale. Io credo che la nostra industria, l'industria italiana, abbia fatto in questo senso moltissimi passi in avanti e possa definirsi all'avanguardia anche rispetto alle altre economie europee. Oggi insomma, è una giornata importante per discutere di questi temi con un parterre di relatori di assoluto rilievo e credo che ne verranno fuori idee, indicazioni perché non solo di sostenibilità ambientale si parli, ma anche di sostenibilità economica poi delle iniziative. Perché ovviamente senza questo ulteriore aspetto la sostenibilità ambientale rischia di diventare solo velleitaria. Ebbene, andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo ancora qui per parlare ancora di ambiente. E come anticipato, continuiamo a parlare di ambiente. Prima iniziativa pubblica della neonata associazione Salviamo il Mare da Noi a Marina di Pisticci, una tavola rotonda dedicata alla tutela dell'ambiente, in particolare del litorale. Tutto è partito un po' più da lontano, ancora prima della costituzione dell'associazione, addirittura 4 anni fa voi avete cominciato come gruppo di persone del territorio di cittadini, avete cominciato a fare una cosa molto pratica, che cosa? Sì. Niente, ci siamo messi insieme, siamo tutti del posto e siccome era abitudine un po' di tutti, di quelli sensibili a quello che è l'ambiente, alle problematiche dell'ambiente, abbiamo pensato di metterci insieme e perché no? Fare rete tra di noi, quindi per gioco abbiamo iniziato a fare le pulizie di spiaggia portando con noi i bambini. Sin da subito abbiamo cercato di lanciare il messaggio che noi non siamo coloro i quali vanno a sostituire gli enti preposti, che sono coloro i quali che devono comunque rispondere alle esigenze del territorio, ma siamo coloro i quali credono nei bambini, credono che il futuro è nelle mani dei bambini e cercano di sensibilizzarli, di portarli proprio ad amare la natura affinché loro sentano il bisogno di difenderla. Diciamo che è questa. A Marina di Pisticci l'associazione ha organizzato la sua prima iniziativa ufficiale. Archè, origini e prospettive per un territorio sostenibile dedicato al presente e al futuro delle aree costiere.
I lavori sono stati aperti con un doveroso minuto di silenzio in ricordo del sacrificio dei vigili del fuoco morti nel rogo di Domasiri. Sindaco, qui a Pisticci e da Pisticci, grazie anche all'attivismo di un'associazione davvero di tanti cittadini di tutte le età, parte forse un nuovo confronto sullo sviluppo sostenibile delle nostre coste e dei nostri territori. Sì, è qualcosa che vogliamo, quindi le associazioni si adoperano, in particolare l'associazione che stasera organizza questo convegno, che abbiamo fatto proprio come un convegno, diciamo, uno dei tanti della bandiera blu di quest'anno, proprio che mette in evidenza quella che è la sostenibilità, l'accessibilità, la sostenibilità di tutti le nostre spiagge, tutto il nostro litorale. Noi ci sforziamo per rendere tutto migliore, però abbiamo bisogno sicuramente dell'ente preposto superiore, quindi la regione, quindi noi dobbiamo avere una interlocuzione continua con la regione, che ci devono aiutare in tutto questo. Si pensi per esempio che il nostro unico paese, la nostra unica comunità non ha un piano dei lidi, e questo è importante per lo sviluppo economico turistico della zona, sempre nell'ambito della sostenibilità. Rispetto a quelle che sono le sue conoscenze, la costa ionica in generale, il metapontino, il litorale, quali sono le problematiche, che cosa si può fare? Allora, io conosco la costa ionica dall'inizio degli studi sulle coste italiane, perché proprio in questa zona facemmo nel 72 un primo incontro organizzato dal CNR per rilanciare gli studi sulla costa italiana, e qui vennero insieme a noi i massimi specialisti del mondo di coste e camminavamo sulle spiagge con loro, che ci spiegavano come studiarle, perché in Italia avevamo abbandonato queste ricerche. Quindi ci sono molto affezionato a questa costa e diciamo la conosco da quegli anni, anche se poi l'ho frequentata purtroppo non frequentemente. Il problema di questa costa è il problema un po' generale delle coste italiane, che qui è arrivato in ritardo rispetto a quello che è successo nel nord Italia, per esempio, di una erosione che comincia alle foci dei fiumi e poi gradualmente si espande lateralmente. Le ragioni di questa erosione in genere sono l'abbandono dell'agricoltura, in particolare nel nord, nel centro Italia, quindi una ricrescita della macchia e una ridotta erosione del suolo, quindi i fiumi non portano più sabbia e il mare continua a fare il proprio lavoro portando la sabbia lungo costa. Qui questo fenomeno è stato ritardato o ancora non si è affermato in modo forte, mentre l'altro fenomeno, che è quello delle dighe che bloccano l'apporto sedimentario, è molto evidente qui. Infatti l'erosione qui si è molto scatenata dopo la costruzione delle dighe, che sono necessarie per certi aspetti ma sono deleterie per le spiagge, perché tutto quello che viene prodotto nei bacini idrografici e che i fiumi dovrebbero portare al mare si ferma nei laghi artificiali e non c'è modo di refluirli, perché le norme sono molto complesse. In Italia non siamo mai riusciti finora a prendere la sabbia che si deposita dentro i laghi artificiali e riportarla al mare. Quali sono le emergenze che ha potuto già riscontrare, ma soprattutto la programmazione nel breve termine? Intanto diciamo che ci attestiamo un bel risultato, quello di Goletta Verde, quindi i mari della Lucania sono mari sani, sono risultati conformi, 5 prelievi su 5 in tutti i siti, quindi sullo Ionio ma anche Maratea, e questo ci riempie insomma di soddisfazione. Siamo consapevoli di dover continuare a lavorare su questi aspetti, e poi abbiamo tutto il problema di gestire la questione di gestire l'impatto dovuto alla presenza del turismo, quindi favorendo poi una gestione sostenibile della presenza umana, perché poi l'economia del turismo è un'economia importante che muove lo sviluppo economico dei paesi della costa della Basilicata. E nello stesso tempo abbiamo il problema sicuramente dell'erosione delle coste,
perché siamo purtroppo in Italia la regione, una delle regioni con un più alto livello di erosione delle coste. Basti pensare che in 10 anni è arretrata di tre metri, per cui stasera sarà proprio l'occasione di discutere con gli esperti, di trovare una strategia. Il mio compito sarà quello di mettere insieme gli strumenti che abbiamo a disposizione, le competenze, per creare una rete che affronti le emergenze che esistono non solo in Basilicata ma a livello globale e che quindi ci debbano trovare pronti per difendere la bellezza del nostro mare. Ascoltare i territori, quindi, quelle che sono anche le emergenze conosciute all'interno del territorio e poi delle voci autorevoli come quelle del professor Franzin. Assolutamente, ascoltare il territorio, fare un'analisi del rischio e un programma di gestione per contenere appunto i danni legati appunto, come le dicevo prima, ai problemi ambientali globali. E quello che succede oggi, le macerie che stanno lasciando ai più piccoli, è una consapevolezza che parte da dentro di noi, da ognuno di noi, quindi da tutti i presenti, dalle istituzioni con le quali dobbiamo cercare di fare rete, ci devono lasciare lavorare e dobbiamo lavorare tutti insieme. E allora Giovanni, siamo nell'orario di solito dedicato alla tua carrellata di notizie nazionali e internazionali. Da dove vogliamo partire? Da quella... Francamente partiamo dalle nazionali, anche perché ci sono alcuni riferimenti anche locali. Tenete presente che oggi, non l'ho detto, lo dico ora, non abbiamo gli inserti regionali del Corriere della Sera e di Repubblica e quindi una serie di argomenti più tipicamente pugliesi connessi alla politica ne parleremo domani in particolare. Però abbiamo in Basilicata il titolo d'apertura del quotidiano che dice: case e affari, il comune salva Telesca, no del segretario comunale appena confermato alla revoca della vendita al sindaco di alcuni locali dell'amministrazione, giallo sulle motivazioni. L'autore degli esposti sulla vicenda, Petrullo, chiede chiarimenti, andava consultato il consiglio. E andiamo a vedere anche all'interno che cosa ci raccontano. Immobiliare Telesca, addirittura viene chiamato Immobiliare Telesca, Rocco in municipio, Petrullo dice deve decidere il consiglio, la segretaria generale appena confermata, convalida, tenete presente, prima avevo detto che era il segretario comunale, ora è la segretaria generale, ricordatevi il segretario o la segretaria, perché c'è un'altra cosa intelligentissima in proposito. Appena confermata la segretaria generale, convalida la vendita dei locali comunali al neosindaco. Poi ancora c'è una notizia di, come dire, indiscrezione di tipo prenomina, l'assessore dell'ultimo minuto, eccolo qui, assessora ma solo, ricordatevi anche assessora, assessora ma solo per pochi secondi, Carolina Biscaglia aveva quasi firmato l'accettazione della delega, poi c'è stata la sostituzione, praticamente l'esponente politica era stata convocata e poi mandata via, un trionfo da manuale della vecchia politica per le logiche da manuale Cencelli appunto, ma anche per quella logica maschilista secondo cui le donne sono bottini di guerra o pedine da muovere. Vi dicevo prima, teniamo presente la segretaria, l'assessora. Perché? Ma perché c'è una proposta di legge che è bene onorare come notizia, no? Praticamente un disegno di legge per gli atti pubblici che viene presentato dalla Lega. Multa a chi scrive sindaca. Mo siamo arrivati, calcolate che in alcune lingue come lo spagnolo il capo è el chiefe, se è capo femminile è la chiefa, cioè letteralmente proprio è previsto che sia così, no? È una legge per lo stop del femminile, proposta una multa fino a 5.000 euro, niente più sindaca o rettrice, c'è la proposta della Lega. Mi sembra un provvedimento davvero estremamente importante
fondamentale, devo dire che è uno di quelli che insieme ai conflitti che abbiamo nel mondo ci caratterizzano per forza e capacità di trovare anche su questi argomenti, queste situazioni, una risposta. Meno ne troviamo per esempio come nazione sul collega aggredito dai militanti di Casa Pound. Per fortuna che su questo almeno Giorgia Meloni si pronuncia e dice è una violenza inaccettabile, colpito un cronista della stampa di Torino, Schlein dice clima di impunità per i neofascisti. Le situazioni italiane conoscono anche le dichiarazioni in particolare di Landini, leader della CGIL, in un'intervista dice il campo largo non sia solo tattica, sul Jobs Act dobbiamo voltare pagina, milioni di lavoratori precari in nero o part time involontari. E poi va detto ancora che per quel che riguarda appunto questi argomenti sono quelli che tengono anche banco rispetto ad altre situazioni, per esempio le infezioni in aumento del coronavirus, mascherine per i medici di famiglia, l'indicazione dell'associazione di categoria, le aziende sanitarie dicono no agli obblighi, sarà, ma io vedo che vengono ancora mantenuti, l'impatto però, dice Rezza, è modesto, quindi non c'è da preoccuparsi più di tanto, mentre invece va detto che c'è anche un processo che finisce per coinvolgere l'ansia da Covid ed è un'attenuante addirittura che viene presentata. La Cassazione annulla l'ergastolo, uccisa dal compagno nel 2020, processo da rifare. I politici dicono questo però è un precedente pericoloso. Andiamo a vedere ora la notizia, quella che ieri è girata praticamente e rimbalzata in tutto quanto il mondo e che riguarda il fatto che Joe Biden si è ritirato dalla competizione elettorale per la presidenza degli Stati Uniti d'America. Dice la Gazzetta, il presidente cede alle pressioni e lancia Harris, quindi Kamala Harris, Trump esulta, vincere sarà ancora più facile. Ed eccolo qui, Biden, mi ritiro, e lancia Kamala, il presidente ha ceduto alle pressioni dei Big Dem, per la verità va anche detto, non so se viene riportato negli articoli, lo vedremo, ma c'è stato un balzo in avanti fortissimo, praticamente dall'annuncio delle dimissioni fino alla notte sono stati raccolti 47 milioni di dollari per la campagna elettorale. Immediatamente Trump esulta e dice battere Harris sarà più facile, ma secondo me è una dichiarazione, come dire, di facciata. E poi vediamo ancora addio di Biden, votate Harris, questo è il Corriere della Sera, l'annuncio sui social, non sono più candidato. I repubblicani dicono allora si deve dimettere da presidente. No, è differente la cosa. Biden getta la spugna per la prossima candidatura. Per l'America il partito dice faccio il passo indietro, poi lancia appunto la vice, mentre dietro le quinte si apprende che a premere per fare in modo che questa scelta si sia verificata, in particolare Nancy Pelosi e Jill, la moglie di Joe Biden, il suo staff elettorale è stato avvertito pochi minuti prima. L'annuncio dato con una lettera diffusa dopo giorni di pressioni, mi concentrerò solo sulla presidenza e sulla sua numero due, è la migliore. Anche i Clinton appoggiano Obama, i Clinton appoggiano Kamala Harris, Obama invece non la cita nel suo messaggio e dice tocca ai vertici trovare una soluzione, quindi la partita non è ancora chiusa. E su questo ne vedremo ancora, secondo me qualche altra novità potremo averla sicuramente. E Repubblica apre con addio alla Casa Bianca, Biden abbandona la corsa per la presidenza, vediamo una uscita, la foto con una uscita di scena proprio di Joe Biden, andiamo a vedere all'interno, eccola qui, la resa di Joe, Biden cede dopo 24 giorni di
di pressioni, mi ritiro dalla corsa presidenziale e lascia il testimone appunto alla Harris. Ma su questo va detto, ci sarà ancora da vedere come finisce. Harris si fa avanti, sono pronta, ma ci saranno le primarie lampo, e poi Kamala atto secondo, la deludente vice rimasta in disparte, ora cerca il riscatto, ma va detto che poi i repubblicani dal canto loro dicono sa solo ridere, dice Trump, la batto. Trump va all'attacco ma teme la nuova sfida, sicuramente è un po' diverso che dover incrociare la spada con Joe Biden, ma soprattutto in questa fase della sua esistenza. Dice Bremmer, Ian Bremmer, politologo, dice per i Dem c'è la possibilità di vedere la vittoria, i repubblicani hanno già annunciato che daranno battaglia legale, non possono far molto ma parleranno di elezioni rubate. Doppia pagina grande per quel che riguarda appunto quella notizia che vi ho dato prima del cronista della Stampa, pestato dai componenti di Casa Pound, e poi va detto che ancora, tornando ai discorsi complessivi che sono quelli che hanno a che fare in particolare con la situazione internazionale, c'è un arrivo oggi negli Stati Uniti d'America, c'è l'arrivo del presidente di Israele, del premier di Israele Bibi Netanyahu, e anche questo è una situazione che è carica di incognite, perché non si riesce ancora a capire in che veste e come, in particolare con quale forza, quale impatto potrà affrontare Netanyahu il presidente Biden, che ha annunciato appunto il ritiro. Ma le due cose ovviamente, va detto, sono estremamente diverse, separate, e sicuramente qualcosa verrà fuori di interessante. Mentre poi va anche ricordata una cosa particolare della storia. Vi ricordate, noi praticamente l'Italia dalla guerra italo-turca del 1912, se non sbaglio, ebbe il Dodecaneso, le 12 isole greche si chiamano Dodecaneso per questo, quel giorno buio in cui gli ebrei lasciarono Rodi 80 anni fa, a guerra ormai persa dai nazisti, la deportazione ad Auschwitz, erano oltre 1700, tornarono in 178, appena un poco di più del 10%, veramente una cosa ancora una volta spaventosa e che va tenuta presente e non dimenticarla mai, anche perché non dimenticare una cosa del genere significa anche tener presente che ci sono tante, tante situazioni che sfuggono, come dire, sfuggono dalla memoria e dal ricordo, e qualcuno su questo ci marcia anche, ed è appunto quello che vi dicevo prima, sto cercando proprio il discorso che ha a che fare con i gruppi neofascisti, perché esistono, vengono definiti così, le opposizioni dicono Meloni deve sciogliere i gruppi neofascisti, non so se questo sarà o non sarà, ma intanto è da tenere presente anche queste situazioni storiche da non dimenticare, come per esempio vedevo prima sulla Gazzetta, c'era il ricordo, in particolare il ricordo di Foggia, dei bombardamenti di Foggia, perché Foggia subì nel corso dell'avanzata alleata, subì fortissimi, pesanti bombardamenti. Ed eccolo qui, Foggia ricorda le vittime civili, oltre 2000 morti nella tragica estate del 43, e torna anche il concerto per la pace, è decorato il gonfalone di Foggia con le medaglie d'oro al valore civile e militare, ma va detto che i danni furono veramente notevoli, non dimenticare, sempre un buon, come dire, un buon antidoto a chi ricomincia a parlare di totalitarismi. E certo, Giovanni. Allora, si cambia decisamente argomento. Il bue, simbolo della città di Matera, sarà protagonista dello spettacolo di teatro e musica Boss, Lassus e Mo, diretto dalla regista statunitense Judy Hirsch, che
sarà rappresentato in prima seduta il 23 e 24 luglio presso la terrazza Le Monacelle nell'ambito della rassegna Viva Verdi Multiculti 2024. Qualche giorno fa c'è stata la conferenza stampa. Vediamo il dettaglio. Il racconto nasce innanzitutto da un amore nei confronti della città di Matera, ma questa visione non è avulsa da critiche nei confronti della città di Matera, soprattutto nei confronti della politica, perché il bue a un certo punto sparisce da questo stendardo e non si sa perché, ma potrebbe essere anche una disaffezione, una solitudine, no, di pensiero del bue, che però è una solitudine comunitaria, perché poi alla fine il pensiero è quello, diciamo, che vive questa esperienza, che vive il bue alla ricerca anche di se stesso, è comune a tante persone. L'idea base è scaturita dalla sua mente, dalla sua creatività, e su quello ci siamo divertiti a costruire tutto un immaginario che comunque toccasse questioni importanti, delicate, vere di questa città. Ed è un po' la storia di tutti noi. Io, quando ho letto questo piccolo racconto di Grazia, che poi con Dario è diventato un racconto veramente magico, e quindi Dario e Grazia insieme, secondo me, hanno fatto un piccolo capolavoro di testuale. Quello che ho potuto notare in questa storia è che è come la storia di ognuno di noi e anche dei giovani, che hanno voglia di scappare da questo territorio dove sono imbrigliati in alcune tradizioni, valori che sono meravigliosi per alcuni versi e castranti proprio nel puro senso della parola per altri. Il bue quindi decide di non essere più la rappresentazione di qualcosa, di un animale castrato per fare il suo lavoro ed è reso mansueto. Quindi è la stessa cosa per noi, noi decidiamo di non castrarci più in certe gabbie e di rompere le catene e di andare fuori. Questo lo fanno tutti i nostri giovani. Però poi c'è il dilemma, e adesso, e mo, che facciamo? Rimaniamo fuori o ritorniamo a casa? The experience of learning Matera. È stato un processo affascinante. All'inizio ho avuto delle conversazioni con Lorena Paolicelli e lei mi ha dato alcune informazioni di base. Ma il vero lavoro di questo spettacolo è iniziato circa un mese fa, quando sono arrivato qua di persona. E tantissime cose le ho imparate sul campo, dagli attori, dallo staff, appena abbiamo iniziato le prove. E poi dal mio vivere qua in questo mese, girare per qualche ristorante, stare con le persone locali e quindi avere questa esperienza della comunità. E con l'andare avanti delle prove la mia conoscenza si è approfondita sempre di più, e credo che anche per gli attori sia stato un riscoprire tutto ciò, perché per me è la prima volta che sono qua, quindi completamente nuovo. Divertente poter essere entrato nel tessuto materano così velocemente, quindi a parte arteria e tante altre cose che sto facendo, qui con Loredana è un piacere poter lavorare. Quest'anno poi c'è questo regista John Lear, che è una persona veramente eclettica, come ho detto prima nella conferenza stampa, e coinvolgente. Quando mi ha visto mi ha detto: voglio che siano vestiti come te, e io avevo già in mano le mie pietre, ho detto: questi saranno i colori, infatti, e così è stato. Tipo Andirene sarà nel lino color scuro, le ragazze un po' più chiare, il gatto avrà un tono di colore proprio del tufo calcare vite, e invece il toro sarà bianco come nell'emblema. È stato facile per me, perché siamo nei giorni nostri, quindi è molto più facile rintracciare senza dover fare il lavoro con delle costumiste o delle ricamatrici o qualcuno che possa fare. È stato sufficiente la mia capacità di tingere, quindi dalle cose bianche, un po' nel tè, un po' nella camomilla, hanno preso colore. E direi che è Matera che è facile da vivere ed è facile da lavorarci. È un'esperienza incredibile, perché
mai avrei pensato di poter lavorare con un regista di questo livello straniero e riuscire a integrarlo, almeno ci ho provato il più possibile, integrarlo con il nostro gruppo e riuscire a dare il meglio di ognuno di noi con un riferimento così alto che proprio per tutti credo sia una bellissima opportunità. Credo che non avesse una sua idea precisa, ma fosse proprio alla ricerca della scoperta di cosa sia realmente Matera, che solo chi vive qua da tantissimo, io non sono nato qua, quindi anche per me, nonostante gli anni, è difficile dire che la conosca come un materano vero e proprio. E lui ha costruito una sua idea seguendo dal primo di luglio, quindi ha visto tutta la festa della Madonna della Bruna e ha conosciuto tantissime persone, nostri amici, parenti, ogni sera abbiamo cercato di integrarlo in modo diverso e sicuramente si è immerso in un modo che non ha niente a che fare con la visita di un turista straniero, per esempio, ma è riuscito a entrare con noi nei posti più segreti, nei posti del cuore di ognuno di noi. Ebbene, siamo davvero in chiusura di questa puntata di TRM Live Special e ci congediamo da voi, come al solito, con la vignetta. Ebbene, la vignetta a questo punto ne abbiamo due, nel senso che ve ne do una, faccio io la cernita e decido per qual è, ed è riguarda le interpretazioni che dà LK, in particolare di Casa Pound e dell'aggressione al collega della stampa. E c'è una vignetta dove ci sono quelli, diciamo, gli aderenti di Casa Pound con magliette varie e varie scritte di natura particolare, di tipo di destra, insomma, e c'è scritto sopra, scrive LK, è Casa Pound bellezza, e nessuno vuol fargli niente, niente, ma stanno lì con i bastoni in mano e li battono, con un bastone battono sull'altra mano, come si fa normalmente quando stai per iniziare a fare qualcosa. È una, ovviamente, lettura, come dire, come al solito, molto molto critica e molto forte da parte di LK, ma è un problema che esiste e che probabilmente dovrà essere, o meglio, sicuramente dovrà essere risolto, anche perché lo stesso La Russa ha detto, Presidente del Senato, Fratelli d'Italia, ha detto no ad ogni forma di violenza, e anche il leader è su questa posizione. Alla prossima! Bene, grazie per essere stati con noi anche quest'oggi, buon inizio settimana ancora e ci rivediamo domani sempre alla stessa ora dalle 8 alle 9:30 con repliche in mattinata. Buona giornata.